Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale, rieccomi qua con un nuovo video. Oggi vi ho realizzato un video dove vi faccio vedere un po' tutto il mio kit da lavoro, tutto quello che utilizzo quando vado a truccare, quindi cosa contiene il mio trolley, il trolley da lavoro, insomma, vi mostro un pochino tutto, perché ve l'avevo promesso e quindi ci tenevo a farvelo vedere, ma ho un'altra cosa che voglio assolutamente farvi vedere, di cui sono molto molto orgogliosa. È un sogno che continua ad avverarsi, quindi il mio progetto appunto di lavoro. Ho fatto realizzare i miei primi bigliettini da visita e ci tengo appunto a farvelo vedere. Ovviamente ho dovuto togliere il cellulare, abbiate pazienza, ma qui mi vedono davvero tutti e non so se tutti magari hanno intenzione di utilizzarlo per il giusto motivo, quindi per essere truccate, per cui qui ovviamente l'ho tolto. L'ho realizzato io, mi ha aiutato anche mio fratello a farlo appunto come volevo io, quindi metà viso con una sfumatura, la mano che tiene il pennello, questo è come dire, rappresenta me assolutamente. E volevo condividerlo con voi, farvelo vedere, sono molto orgogliosa. E questo appunto è il mio inizio di lavoro. In realtà è quello che ho sempre voluto fare, ma non ho mai, come dire, avuto il coraggio di perseguire appunto i miei obiettivi, il mio sogno, ma non mi voglio perdere in chiacchiere perché sennò poi lo sapete, io mi dilungo e questo è il mio modo di fare, di registrare. Quindi vi lascio subitissimo. Mi raccomando, aspetto di leggervi tra i commenti se siete curiosi di vedere qualche prodotto. Voi scrivetemi, chiedetemi sempre quello che volete, dove posso appunto vi accontento. E se avete anche qualche consiglio su qualche altro prodotto da mettere sul trolley da lavoro, io sono ben lieta di ascoltarvi. Magari qualcosa mi può essere sfuggita, qualcosa magari mi manca, e quindi accetto qualsiasi consiglio. Adesso vi lascio. Mi raccomando, ricordatevi di supportarmi, questo è importantissimo per il canale. E se vi va, vi aspetto al prossimo. Ciao! Allora, come primo step, ovviamente parliamo di detersione e idratazione. Quindi, che cosa ho nel mio kit? Sicuramente un bifasico, strucca e deterge anche trucco waterproof. Quindi, devo accertarmi ovviamente che il viso sia completamente struccato. Latte detergente e tonico, dischetti. Cotton fioc, salviette struccanti che io tengo sempre a portata di mano, ma sinceramente preferisco utilizzare i dischetti. Delle veline, poi lo spray disinfettante germicida, questo davvero ottimo, della Golmar. Poi ho degli asciugamani monouso dove appoggiare tutta la roba perché non so, ovviamente, dove mi trovo ogni volta per lavorare, per cui questi sono davvero ottimi, ve li faccio vedere, ho preso questa confezione super gigante, asciugamano tessuto non tessuto, molto molto buoni questi qua. Quindi poi passiamo all'idratazione, ho il contorno occhi di Collistar, questo qua, aspettiamo, vediamo se riusciamo a mettere un po' a fuoco. Eccolo qua con il suo dosatore e poi queste goccine di acido ialuronico idratante e liftante, ottimi perché si asciugano abbastanza in fretta, quindi mi permettono di procedere poi alla preparazione del trucco. Quindi questo è tutto ciò che riguarda parte pulizia e idratazione e questi sono i prodotti appunto che ho. Ecco qua, adesso passiamo alla parte quindi del trucco, vi faccio vedere che cosa contiene il mio trolley da lavoro. Quindi abbiamo qua delle spugnette, dei piumini per applicare, le polveri fissare con la cipria, le spugnette per applicare i prodotti in crema, la cipria trasparente, questa in polvere libera. Poi abbiamo i correttori, abbiamo uno aranciato, uno giallo e uno scuro per creare le ombre.
due tavolozze da 8 fondotinta, questi sono fondotinta in crema, vedete? Se la luce poi vada bene, ma se avete piacere, siete curiose di sapere un po' su questi prodotti, fatemelo sapere giù nei commenti, che vi faccio un video a parte dove magari perdiamo un pochino, spendiamo, non perdiamo, perché non è mai tempo perso, spendiamo un po' di parole in più su questi prodotti, che vi anticipo già che sono prodotti dermatologicamente testati, senza parabeni, senza siliconi ipoallergenici, sono prodotti veramente ottimi, quindi se avete una curiosità in più fatemelo sapere, ne parliamo un po' più nel dettaglio. Quindi fondotinta in crema e fondotinta in polvere ormai per me sono veramente la vita, nel senso che io mi trovo stra bene con questi. Il mio fondotinta in polvere preferito è questo qua, si chiama Sand 1. E mi trovo davvero stra bene, soprattutto in periodo appunto estivo. Poi passiamo agli ombretti, abbiamo due tavolozze qua da 15 ombretti, vi ricordo che sono anche prodotti che potete utilizzare anche come blush, quindi ottimi, si possono utilizzare sia sugli occhi che sul viso, tra l'altro io utilizzo anche questi per le sopracciglia, quindi avete il prodotto che vi fa più utilizzo, insomma potete utilizzarli per tanti modi. Vi ricordo anche che potete tranquillamente utilizzarli all'interno dell'occhio per fissare la vostra matita, proprio perché sono prodotti ottimi e dermatologicamente testati, ce la posso fare. Quindi questi sono i colori, questi sono tutti opachi, poi abbiamo qui qualche colore un po' più satinato, poi abbiamo queste due palette da 6 colori ciascuno, qui abbiamo gli ombretti in polvere libera, satinati, shimmer, e qui i glitter, che guardate un po', io veramente devo assolutamente farvi vedere questi prodotti all'opera, perché sono uno più bello dell'altro. Poi qua abbiamo la palette dei rossetti, qualcuno è già utilizzato perché insomma sono i colori che vanno di più. Matite labbra, che queste davvero ottime, sono 6 in gamma. Due gloss, uno trasparente e uno sul rosato, infatti si chiama Rose. Qui abbiamo il mitico spray fissante, che è ottimo, veramente ottimo fissante. Poi abbiamo le matite per le sopracciglia in gamma, ce ne sono due, una chiara, una più scura. Matite occhi, questa ottima per illuminare l'arcata. Poi ho il mascara waterproof di Dior, questo qua incurvante, bellissimo. Questi scovolini monouso, ovviamente, perché devo utilizzarli su diverse persone, quindi ogni persona ha uno scovolino suo personale, ecco, dopodiché poi ciao li butto. E eyeliner di Sephora waterproof, poi il set di pennelli che ce l'ho praticamente qua, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua. Qui abbiamo tutti i pennelli, anche questi se volete ve li faccio vedere meglio nel dettaglio, sembravano sporchi invece solo la luce, due per il viso, gli altri sono per gli occhi. Qua dentro ho la tavolozza dove metto tutti i prodotti prelevati, ovviamente in crema, forbicine chirurgiche, poi dovrebbero esserci esattamente le pinzette, aspettate perché con una mano mi viene un po' difficile aprire una cerniera. Dicevo, tavolozza dove applichiamo tutti i prodotti in crema, pinzette, forbicine chirurgiche e il mitico temperino, che come vedete pian piano va via, è stra usato, ottimo davvero, non vi rompe le mine e le tempera davvero in modo perfetto. Poi cos'altro ho? Uno specchio, ovviamente. Poi da MAC ho preso questi contenitori che potete utilizzarli per le matite come faccio io, oppure per i pennelli, ma in questo caso a me servono per, vedete, ottimo, perché potete vedere cosa avete, tutto
nella trasparenza, quindi anche l'eyeliner che va appunto così, vedete, e si richiude in questo modo. Eccolo qua, l'ho preso in negozio ovviamente da MAC, e potete scegliere l'altezza in base a quello che vi serve. Ottimi davvero, ne ho preso anche uno più largo, però ho già i pennelli miei personali. Un altro prodotto che per me, insomma, non può assolutamente mancare ormai, è fondamentale, è questa benzina Benzilux Lux. Questa è la ciotolina dove appunto metto, tranquilla e chiuso benissimo, dove appunto metto il prodotto, e mi permette di pulire immediatamente i pennelli e trovarli subito asciutti, e quindi in questo modo ho il pennello pulito immediatamente e senza aver bisogno di portarmi 300.000 pennelli. Quindi per me ormai questo è la vita, è fondamentale averlo. Cos'altro manca? Sì, vado a recuperare anche gli ultimi prodotti. Ultimi prodotti, le ciglia finte, anzi diciamo che al momento ho solo i ciuffetti e la colla. Diciamo che devo ancora un pochino ampliare la mia gamma, mi servono le ciglia intere e al momento possiedo solo queste, devo fare scorta. Anzi, qui sotto, se avete qualcosa da consigliarmi, insomma, io non sono molto esperta di ciglia finte, su di me non le ho praticamente mai usate, solo al corso, quindi vi aspetto giù nei commenti con qualsiasi consiglio. Anzi, adesso io credo di aver appunto terminato, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto il mio kit, e se avete ovviamente qualcosa da consigliarmi, mi sono dimenticata qualcosa, io accetto molto molto volentieri, sono sempre molto contenta di leggervi, e insomma vi aspetto, va bene? Ovviamente immancabile l'igienizzante mani e la mascherina, che ovviamente non utilizzo questa, ma al momento non li ho qua a portata di mano, ma mascherina importantissima e visiera. E adesso vi faccio vedere il trolley. Eccolo qua, lui è il mio borsone da lavoro, trolley di Stefania D'Alessandro ovviamente, stupendo, bello robusto, fatto in questo modo, regolabile in altezza, ma questa è la mia ovviamente. Allora qui abbiamo una cerniera. Ecco qua, bello capiente, robusto, un tessuto veramente favoloso. Qui abbiamo una cerniera e poi qua giù abbiamo questo reparto, così si apre. Qui abbiamo tutti i vari cassetti dove appunto metto le varie tavolozze. Adesso ovviamente sono vuoti perché io li ho appena fatti vedere, sono quattro cestine belle robuste e avete tutto a portata di mano. Io mi trovo davvero molto molto bene. Adesso la richiudo, ovviamente con una mano sola è sempre un impegno, e ve la faccio vedere anche qua così. Ovviamente giù vi lascio anche i riferimenti al sito, con tutto, dove potete vedere tutto, i prezzi, le descrizioni, e voilà. Ecco qua, riempito il trolley, ho cercato di mettere tutto incastrato bene così non si rompe nulla, e qua giù abbiamo riempito anche i vari cassetti. Tutto super ordinato, protetto, non scappa nulla e ho tutto a portata di mano ovviamente. Prontissimo.